Ragazzi, buonasera, come va? Tutto bene? Prego, Davino, 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 Gavino, Gavino. Tu non dire bravino, bravino. No, l'ho detto Gavino. Gavino, l'ho detto. Gavino. Questo no, vuoi. No. Tu ne vuoi, prosciutto? No, non voglio niente. Agnello, ne vuoi? No. Carta musica, ne no. vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma niente, non veramente. Non niente. Buonasera. Oh. Allora, prosciutto, ne vuoi? Me ne ho già detto. Azzo vuoi. Beh, allora. Guarda, caro Conti, voglio fare gli auguri, ti sei dimenticato di fare gli auguri a quella signora di Napoli che ha avuto 6 gemelli. Ah, è vero, ecco, 6 gemelli. Li hanno fatto, guarda, è arrivato il medico con 6 gemelli, gli ha fatto, sorridi, sei su scherzi a parto. Veramente, l'ho sentito io, ti giuro. Bravo, bravo. Ma che è bravo, bravo? Bravo. Siamo seri, parloci della tua splendida terra. La splendida Sardegna. Purtroppo è successo, hanno arrestato mio cugino perché aveva una capra che faceva il latte drogato. Come il latte drogato? Sì, quindi. Perché lui invece di dargli l'erba a mangiare gliela faceva fumare. Era sempre una... Era una capra! No, ti giuro. Comunque, terra splendida la Sardegna, tuoi parenti? Questo mio cugino che è famoso perché faceva il sub, no? Non è né grosso né magro, è un sub normale praticamente. Lui ha questa situazione, c'ha le scarpe che non l'ha mai cambiate, praticamente c'ha la suola così fine, veramente, proprio consumata, è così consumata che se lui schiaccia una moneta da 100 lire ti sa dire se è testa o croce, veramente, veramente, bravo, bravo, non importa. Questa non ci crede nessuno. Veramente, ci credono tutti, ci credono tutti, senti, veramente. Lo zio? Lo zio, poveretto, vorrei salutare lo zio Tore che è a casa, sta in casa chiuso da 3 anni, poveretto. Poveraccio, che è infermo? No, arresti domiciliari, là, no? Povero zio, gli voglio tanto bene, ciao zietto, come stai? Ah, Cucu Disney! Tu non sai cos'è successo a Cucu Disney? No. È venuto il critico, quello di Sanremo, Disgustino, come si chiama? D'Agostino. Ma a me fa un po' schifino, francamente. D'Agostino, allora, lui ha fatto un libro anni fa, no? Che si gonfiava, si poteva leggere in piscina. Sì, veramente, un libro gonfiabile. Un libro gonfiabile. Oh, io l'ho letto, appena l'ho visto, no? Questo libro gonfiabile, appena l'ho letto volevo gonfiare lui. Volevo fare perché faceva vabbè, schifo, uno schifo tremendo. Vabbè, lasciamo bene. Bravo! No, non importa. Dai, è troppo bello, sei che cosa, Paranello, vai con lui. Prosciutto ne vuoi. No, allora, diciamo poi a Cucu Disney. Su Pavarotti. Sì. Pavarotti è venuto da noi e ha detto voglio mangiare. Allora gli abbiamo dato a pane e carasà, perché ogni volta che facevo, prosciutto ne vuoi? Sì. Carne e carasà, sì. E ha mangiato pesce, anche quello avariato. Anche il pesce avariato. Sì, ha mangiato di tutto. La sera invece di fare un do di petto ha fatto un do di stomaco, veramente. È uno schifo tremendo. Vabbè, bravo. Vabbè, guarda. Gavino, basta la barzellettina. Vediamo, la barzellettina. Barzellettina, che, allora, barzellettina, come ben sapete, a Crepapelle proprio. Crepapelle. Cioè, prima raccontala, poi andremo a Crepapelle. Allora, che è un paese qua vicino. No, nel senso rideremo a Crepapelle, allora, se è il caso. C'è questo, Dario Argento, che già Dario Argento a me veramente... Ma veramente, cioè... C'è quella faccia, no, che sembra un girasole di notte. Che sì. È andato dal chirurgo plastico perché giustamente ne aveva bisogno, un po' come te, però lui... Che vuol dire? Oh. No, cioè un po', ha detto, dottore, vorrei rifarmi un po' tutta la faccia, e il chirurgo l'ha fatto, è qua, guardare me, guarda. No, a Dario Argento l'ha fatto, Dario, qui per rifare la faccia ci vogliono minimo 100 milioni. E lui ha detto, scusi, ma da meno che cosa mi date? Un passamontagna! Non c'è da voi! Gavino! Bravo!